Oggi vi spiego perché Twitch potrebbe chiudere. No, non sono il tipo divertente alle feste, ma penso che sia un tema importante da affrontare e prometto che alla fine accenderò anche un barlume di speranza verso tutta quanta la categoria del live streaming in generale. Però prima affrontiamo i problemi, perché è un momento sicuramente molto difficile per tantissime piattaforme di streaming. Facebook Gaming praticamente non esiste più, YouTube Streaming, la parte live di YouTube, sembra perdere sempre più il focus che invece pareva avere nel 2021, nel 2020, quindi gli anni della pandemia, e Twitch, oltre ad aver perso di recente il proprio amministratore delegato, che in mia personale opinione forse non è tutta questa grande perdita, ma ci sono anche cose da dire sul suo successore, si è vista togliere 400 impiegati che sono stati coinvolti nei layoff di Amazon. Quindi sicuramente non un momento florido. Cercando un po' online ho visto che Twitch dovrebbe avere tra le 1.000-1.500 impiegati al momento, 400 capiamo che è una percentuale abbastanza sostanziosa di questo numero, quindi potrebbe essere un taglio difficile da sostenere, soprattutto se in più ci mettiamo il fatto che negli ultimi anni, negli ultimi mesi, c'è stata una forte emorragia di talento fuori da Twitch, quindi assolutamente un qualcosa da tenere in considerazione. Si potrebbe anche argomentare che Twitch sia overstaffed, ci siano troppi impiegati lì per quello che fanno, però non sappiamo bene quello che accade dietro le quinte. Quindi sicuramente un momento macroeconomico che sta spingendo tutte quante le aziende di Big Tech a tagliare impiegati il più possibile, in maniera diretta, come con questi layoff, in maniera indiretta, sempre parlando di Amazon con questa politica del ritorno all'ufficio forzato, che sicuramente farà andare via molto, molto talento che vuole rimanere remote. E in più un momento particolare per i live streaming. Sono infatti andato a guardare un po' di numeri. Sicuramente Twitch rimane re indiscusso della categoria da un punto di vista di ore guardate. Quindi stiamo parlando di 23 miliardi di ore guardate nel 2022 contro 4,6 miliardi di YouTube e un Facebook Gaming che, come dicevo all'inizio, è praticamente morto. Quindi possiamo anche non considerarlo più. Ma quindi dov'è il problema per Twitch se continua a essere in cima a queste classifiche? Beh, in realtà il problema forse è proprio lì. Perché andando a vedere la quantità di spettatori, sicuramente c'è stato un calo dal picco del 2021, ma non è stato un calo così significativo. Quindi siamo passati da 2 milioni e 780 mila utenti in contemporanea, in media, durante il 2021, a 2 milioni 580 mila utenti attivi in contemporanea nel 2022. Questo è un numero che sembra essere in calo anche per il 2023, ma non comprendendo tutti i mesi ed essendoci una forte seasonalità in quelli che sono i numeri di Twitch, magari è meglio non fare troppe grandi ipotesi. Quindi un calo sicuramente significativo, che probabilmente avranno visto anche gli streamer, ma un calo che è di molto inferiore rispetto a quello che c'è stato nelle revenue. Infatti si parla di un picco di 100 milioni di revenue nel primo trimestre del 2021 a 33 milioni di revenue nell'ultimo trimestre del 2022. E ricordiamo che di solito l'ultimo trimestre, il Q4, per le aziende, specie che si basano sulla pubblicità, è di solito quello più interessante perché ci sono molti più advertiser che vogliono promuovere i propri prodotti. Invece questo assolutamente non è successo. Perché è un problema così rilevante per Twitch? No, chiaramente tutte quante le aziende di social media hanno visto un calo negli ultimi mesi, visto che con un po' questo piccolo scoppiettino della bolla post-pandemia, le spese in pubblicità si sono abbassate ovunque e per chiunque. È particolarmente rilevante per Twitch perché, come dicevamo, il numero di utenti è rimasto quasi stabile e loro hanno un costo di manutenzione dei loro servizi e per i propri utenti estremamente alto. Se Twitch pagasse i tassi normali che Amazon vende ad aziende di terze parti, chiaramente non ad aziende in suo seno, pagherebbe milioni di dollari al mese solo per sostenere il proprio servizio e più utenti ci sono che appunto sono su Twitch, guardano su Twitch, più questi costi aumentano. Consumano tutti quanti gli utenti migliaia di petabyte di dati ogni mese. Stiamo parlando di milioni di terabyte che vengono consumati e questi costi continuano ad aumentare non solo per via di un numero di utenti che rimane più o meno sullo stesso livello, ma anche per colpa di un aumento della qualità da parte degli streamer. So che c'è un cap abbastanza forte su tutti quelli che non sono partner, quindi riescono a contenere i costi in questo modo e con il passare del tempo possiamo aspettarci anche che il costo medio per ora guardata di streaming su Twitch vada ad aumentare, perché chiaramente con la diminuzione del prezzo della tecnologia, con l'aumento della potenza della tecnologia,
arriva in maniera più accessibile a tanti diversi streamer la possibilità di fare streaming in qualità più alta, e quindi poi questi dati vengono mandati a Twitch e pesano di più, costerà di più rielaborarli, costerà di più anche mandarli a diversi livelli di qualità. Questa è una feature che a cui non tutti hanno accesso, ma che comunque consuma tantissima bandwidth, e insomma ci sono anche dei problemi poi per quanto riguarda lo storage di questi dati. Quindi veramente diventa estremamente costoso gestire un servizio di questo tipo e i costi aumentano più il tempo passa. Forse un lato positivo, tra virgolette, ma per il breve termine, ma che è anche preoccupante nel lungo termine, è che abbiamo raggiunto su Twitch uno dei minimi storici per quanto riguarda il ratio di spettatori e streamer. Questo è sempre stato un po' un problema della piattaforma. Ci sono fin troppi streamer rispetto alle persone che guardano, no? Eravamo veramente arrivati in momenti in cui c'era quasi lo stesso numero di persone che guardavano e persone che streamavano, una quantità infinita di streaming visti da nessuno, che consumavano in maniera inutile parte di queste risorse tecnologiche di Twitch. Adesso immagino queste persone, magari col finire della pandemia, avranno deciso di smettere di streamare o magari si sono spostate su altre piattaforme. In ogni caso, sì, questo può essere un qualcosa di positivo, può semplificare un po' il lavoro oggi, magari vorrà dire che potenziali streamer che sarebbero diventati famosi in futuro, adesso non sono su Twitch e in futuro continueranno a non essere su Twitch. Quindi questo direi che è una prima cosa da notare. Twitch ha sicuramente già messo in piedi delle attività per tamponare un po' questa emorragia, l'abbiamo già detto prima, sicuramente i layoff sono parte di questa strategia, ma ancora prima, e qui ci ricolleghiamo al nuovo CEO, c'è stato un taglio della percentuale di soldi che vengono dati agli streamer quando ci sono, chiamiamole donazioni per ora, poi spiegavo meglio. Che cosa è successo? Fondamentalmente Twitch ha un sistema di abbonamenti che permette di dare dei soldi su base mensile agli streamer, e alcuni streamer avevano degli accordi privati con Twitch, secondo i quali potevano avere una percentuale più alta di questa donazione. Quindi magari il 30% veniva tenuto da Twitch, il 70% veniva dato allo streamer. Questa era la percentuale speciale più comune. Poi magari c'erano alcuni streamer che avevano anche 90 e 10, ok? Non lo sappiamo esattamente chi, quando, perché sono accordi che molto spesso venivano fatti in privato, però questi accordi esistevano. Da ora in poi, hanno annunciato, da qualche mese fa in poi, hanno annunciato che questi accordi non sarebbero più stati fatti, lo standard sarebbe tornato a essere 50% e 50%, e anche gli attuali streamer che hanno un accordo 70-30 passeranno da 70-30 a 50-50, superato una certa soglia di revenue, che per i più grandi streamer è facilmente raggiungibile. Quindi questa è stata una prima avvisaglia. Collegandoci alla questione del CEO, la persona che ha messo la firma sotto la lettera che ha comunicato questa cosa, che come capirete è stata odiata da tantissimi streamer, è proprio il nuovo CEO. Quindi Tom Clancy è diventato famoso per questo motivo, ed è sicuramente non la persona più amata dai gruppi di streamer. Mi è sembrata una decisione anche un po' strana. Di solito, se sai che la tua traiettoria è quella di diventare CEO, potevano pensare di metterci il nome di qualcun altro su quella lettera, anche perché il CEO precedente, diciamo che si sapeva che prima o poi sarebbe uscito da Twitch, quindi magari potevano anche buttare il suo nome sotto l'autobus, però vabbè, magari è stata una presa di posizione coraggiosa, quindi da quel punto di vista potrebbe essere anche lodevole. Un altro segno di debolezza, se vogliamo, molto importante, è che Twitch, dopo tantissimo tempo, ha deciso di permettere ai propri streamer di streamare al di fuori di Twitch stessa, o in contemporanea su alcune piattaforme, con alcuni caveat, non ne parleremo nel dettaglio adesso, o anche su piattaforme come YouTube, quindi diretti competitor, a patto che lo streaming non sia in contemporanea. Quindi questo perché è importante? Perché in realtà una delle cose che ha concesso a Twitch di crescere così tanto e di mantenersi sulla cresta dell'onda è stata quella di avere all'interno dei contratti di partner con gli streamer una clausola di esclusività, quindi chi streamava su Twitch non poteva streamare anche su YouTube. Poi anche lì c'erano degli accordi particolari, però di norma se tu eri partner Twitch non potevi streamare su YouTube. Sicuramente se avessero aperto la possibilità anche ai partner di fare streaming in contemporanea su YouTube, si sarebbero tirati la zappa sui piedi in maniera eccessiva, perché chiunque l'avrebbe fatto, cioè ci sono veramente pochi problemi nello streamare su tutte e due le piattaforme, anche tecnicamente è diventata una cosa abbastanza facile da fare. E YouTube, per motivi che magari spiegheremo in altri video, però è molto più
interessante da un punto di vista di scoperta da parte di una nuova audience, apre altre possibilità di monetizzare, apre un nuovo pubblico, eccetera, eccetera. Ma anche questa apertura parziale fa capire che hanno problemi a tenere gli streamer sulla propria piattaforma e quindi devono offrire opzioni in più. Magari non so se hanno avuto qualche problema, forse anche legale, di cui non si è parlato, legato alla validità di questa clausola di esclusività. Fatto sta che questo è una bella botta per loro, perché magari ci sono streamer che adesso, testando le acque su YouTube, possono rendersi conto che YouTube è un canale migliore per loro. Magari non lo è per le live streaming, ma magari lo diventerà per i video, e quindi toglieranno tempo al fare live e lo dedicheranno a creare contenuti YouTube. Quindi anche questa è stata una mossa che non denota un'ottima salute, sicuramente apprezzata da parte degli streamer, forse anche fatta per indorare la pillola dopo i cambiamenti dello split sugli abbonamenti, però ecco, decisamente non una mossa che arriva da un punto di forza. Ma anche parlando di YouTube arrivano i problemi, cioè sentendo le opinioni di persone che si sono spostate a streamare su YouTube, adesso non ricordo se tutte e due, sia Ludwig che Senpai Gaming, che sono due dei canali principali che si sono spostati da Twitch a YouTube, hanno fatto notare come anche YouTube stessa abbia un po' rallentato sul rilascio di feature per lo streaming. C'era stato un momento in cui veramente sembrava che stessero rivoluzionando tutto, hanno lanciato tantissime cose fighe per cercare di arrivare al livello di Twitch su alcune funzionalità. Ultimamente tutto è molto rallentato. Sì, hanno avuto un cambio di CEO anche loro, come forse avete sentito, Susan Wojcicki. C'è un episodio del Tablerone Podcast con Mr. Rip in cui discutiamo qualche minuto di come si pronunci il suo cognome. Comunque, Susan non è più CEO, ma la persona che l'ha sostituita era sempre stato un suo braccio destro, quindi non ci dovrebbero essere state troppe complicanze lì. Semplicemente c'è proprio la sensazione che il live streaming stia venendo un po' abbandonata come metodologia di distribuzione dei contenuti da parte delle piattaforme. Perché, ripeto, è estremamente costosa da fare e anche da un punto di vista della pubblicità, secondo me, è un metodo che funziona poco, che non funziona bene. Che cosa voglio dire? Se io faccio pubblicità su YouTube, sono in grado di targettizzare molto bene i tipi di video in cui voglio essere visto, posso fare retargeting sugli utenti che mi guardano. Questa non è neanche una possibilità su Twitch. Gli ad su Twitch, dal punto di vista dell'azienda, funzionano in maniera estremamente brutale. Cioè, io ti dico, voglio essere visto da X persone, devo parlare con un rappresentante sales di Twitch, e a quel punto poi loro distribuiscono i video, però in maniera veramente barbarica, ok? Se pensiamo invece a quanto è raffinato l'algoritmo di delivery delle pubblicità di Facebook, di Google, anzi di Meta, di Google e compagnia cantando. Quindi questo è un primo problema, sicuramente Twitch sta lavorando a delle soluzioni per sistemarlo e per cominciare a implementare una soluzione più self-service, ma al momento non se ne vede neanche l'ombra. Ma poi in generale, sia le pubblicità proprio durante la trasmissione inserite da Twitch, sia i product placement su Twitch, hanno un tasso di conversione molto minore rispetto a quello che si ha su YouTube invece. Ho fatto già esempi varie volte, ma vedendo in prima persona campagne di canali Twitch che poi magari ricaricavano i contenuti su YouTube, il 90% delle conversioni arrivava dal video caricato su YouTube. Perché? Perché una persona che sta guardando la live magari non vuole perdere tempo, non vuole perdersi lo spezzone del suo streamer preferito per andare a controllare una pubblicità, anche se quella cosa gli interessa. L'altro aspetto è che, trattandosi di un contenuto live, magari il 30% dell'audience ti sta seguendo in quel momento, ma poi tutto il resto, magari non c'è in quei 2 minuti, oppure si connetterà dopo, oppure si è connessa prima e intanto se n'è andata. Invece su YouTube tu, come creatore di contenuti, puoi piazzare l'ad in un momento particolare del video, in cui sai che magari c'è una più alta percentuale di persone che guarderanno, quindi il tasso di impressione verrà più alto e verrai pagato per numeri più alti di visualizzazioni, no? Perché quell'ad verrà visto da più persone. Quindi, secondo me, questi sono tutti problemi che rendono il business del live streaming molto complicato da sostenere. E infatti penso che ormai sia diventato un po' consenso comune che sì, fare streaming su Twitch ti può dare successo, ma ci sono un paio di aspetti da tenere a mente. Il primo è che questo è valido quasi esclusivamente per i top streamer. Quindi se sei veramente in cima a questa piramide, puoi sicuramente continuare a usufruire dei vantaggi che il Twitch Prime e gli abbonamenti ti offrono.
Il secondo è che comunque rimane un vantaggio enorme quello del live streaming, l'interazione con la chat, e Twitch rispetto a YouTube ha molta più interazione, ok? Su YouTube, per una questione magari di cultura della piattaforma, per una questione di usabilità, per una questione di fruibilità della chat, per qualsiasi motivo, anche per engagement dell'audience, non c'è così tanta interazione in chat, e questo secondo me un po' impatta la qualità delle stream, del seguire le stream su YouTube. C'è anche molta più competizione, cioè sono su YouTube che mi guardo un video di MrBeast che ha speso 20 giorni a creare il video più clickbait e con la retention più alta possibile, oppure la live di un tizio che sta giocando a Fortnite. Quindi, ok, quello è un altro aspetto. Però, ecco, se si riesce a usufruire di questo engagement della chat in maniera importante, allora forse il live streaming ha ancora molto senso. E poi l'altro aspetto, che è quello che tutti stanno facendo, è il riutilizzo dei contenuti su YouTube. Quindi, ok, puoi fare contenuti in live streaming, così che hai il plus degli abbonamenti, così che hai il plus dell'interazione con la chat, ma la notorietà del tuo show, del tuo streaming, arriva in realtà principalmente tramite piattaforme come YouTube, TikTok, Instagram, su cui tu prendi i contenuti e li ridistribuisci in un altro formato. Ma vi avevo promesso una speranza a fine video ed eccola qui. La speranza si chiama AV1 o AV1, se volete dirla in inglese. Non è una malattia, parlo anche a quelli del governo, non è una forma di carne sintetizzata al laboratorio o coltivata, assolutamente noi non facciamo queste cose qui. Si tratta di un nuovo codec video. Fondamentalmente è un modo che avete per comprimere e decomprimere file video. E perché questo è importante? Per il discorso che abbiamo fatto all'inizio legato ai costi dello streaming. Probabilmente non sarà la panacea, ma è un tipo di codec che si pensa potrebbe sostituire o comunque combattere un po' di più con i ben famosi H264 o il più recente H265, che vengono utilizzati dalla maggior parte delle piattaforme al giorno d'oggi. E il motivo per cui questo potrebbe accadere è che è un formato che sembra essere molto più efficiente. Quindi ci sono video fatti molto molto bene sul tema da Linus Tech Tips e Epos Vox. Forse c'è qualche screen qui mentre sto parlando che vi fa vedere alcuni benchmark, ma appunto ripensando a tutto il circolo di io faccio il mio streaming, mando i dati ai server di YouTube, i server di YouTube devono fare la parte di encoding di questi contenuti, li devono trascrivere in un linguaggio che sia comprensibile, e poi oltre a fare lo storage del file originale, devono spezzettarmelo in 1080p, 720p, 360p, e poi questi file li devono inviare agli utenti finali che li consumano e che caricano i video mentre li guardano. Quindi veramente operazioni complicatissime che diventano ancora più complicate quando si è in live, tant'è vero che io Twitch lo trovo inutilizzabile anche solo per la quantità di volte che mi si stoppa il video mentre guardo, cioè nonostante la connessione sia buona, quindi quello vabbè, è un altro problema. Ma appunto si pensa che AV1 potrebbe far risparmiare su questi processi magari a volte anche il 30% della potenza computazionale, e questo fosse vero sarebbe una riduzione di costi fondamentale, importantissima per questo tipo di attività. Quindi parliamo sempre alla fine di unit economics, quanto è sostenibile questo modello di business con questi costi, quanto di più sarebbe sostenibile con costi ridotti del 30%. Sicuramente stiamo parlando di un altro livello. Quindi io spero che questo video vi abbia aiutato, non volevo sembrare troppo pessimista, però secondo me è importante parlare anche di questi aspetti. Breve parentesi su Kick, che trovo una piattaforma preoccupante, parlo da persona che repelle il gioco, penso che sia veramente problematico esporre in particolare minori, ma le persone in generale, in maniera massiva al gioco d'azzardo. Penso che sia pericoloso, penso che non sia buono per la società, poi ognuno con i propri soldi fa quello che vuole, ok, però siamo esseri viventi con i nostri difetti, con il nostro cervello che funziona in un certo modo, e ci sono persone che spendono milioni e milioni di euro e milioni e milioni di ore per capire come meglio sfruttare i pattern nel nostro cervello per farci diventare completamente assuefatti da un qualcosa. Quindi non sempre possiamo pensare che saremo in grado di controllarci, perché per alcune persone una volta che si fa un piccolo passetto in una direzione diventa molto molto difficile fermarsi. Quindi questo è il mio punto di vista sul gioco, possiamo elaborare magari di più in un altro contesto, ma perché trovo preoccupante la parentesi di Kick, che è questa piattaforma, brevemente per chi non la conoscesse, di streaming che sta crescendo molto adesso,
che sta diventando leggermente popolare tra i creator perché fa lo split delle revenue 90-10, quindi il 90% delle revenue va al creator, il 10% viene tenuta da Kick, ma se ne parla anche perché questa piattaforma sembra essere sostenuta, fondata, finanziata da piattaforme di casino online in particolare, o comunque legate al mondo, aziende legate al mondo del gioco, che sono state bannate da Twitch finalmente dopo tantissimo tempo, hanno fatto una buona azione. Certo tipo di casino sono stati banditi da Twitch, non tutti. Però ecco, la cosa che fa ridere è che questo sembra essere il modo più sostenibile di fare live streaming, cioè sta diventando più plausibile mantenere una piattaforma di live streaming perché porta poi le persone che guardano a giocare online e quindi fanno fare un sacco di soldi ai casinò, piuttosto che invece fare una piattaforma normale dove le persone possono ricevere intrattenimento non nocivo, ok? Che mi sembra veramente il minimo, neanche un intrattenimento buono, semplicemente un intrattenimento non negativo, eppure le cose stanno andando in questa direzione. Quindi, personalmente spero che Kick non prenda piede, forse non dovrei neanche parlarne perché sto dando attenzione, però ecco, spero che gli utenti del mio canale siano abbastanza coscienti e coscienziosi per non cadere in queste trappole. Il mio invito è quello di non tentare nemmeno di avvicinarci, perché veramente alcune persone sono molto predisposte a veramente diventare dipendenti da qualcosa. Ne parlo perché io penso di avere tendenze molto simili, ok? E quindi è meglio starne lontani completamente, questo è il mio consiglio. E niente, quindi io non volevo essere troppo disfattista in questo video, spero di non aver messo gli streamer che magari mi stanno guardando troppo di cattivo umore, però era importante secondo me fare ancora luce su il momento negativo del mondo dello streaming, perché se lo sappiamo, magari possiamo prepararci meglio, possiamo affrontarlo meglio. So che ci sono tanti creator che comunque queste cose le sanno, stanno lavorando per costruire qualcosa di più duraturo, al di fuori anche di Twitch e di qualsiasi altra piattaforma, che è sempre la scelta migliore da fare. Diversificare da questo punto di vista non può che aiutare. E quindi niente, queste persone continuano a fare così, gli altri invece prendono ispirazione e noi come al solito ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!